Registrando in questo momento. Quindi buongiorno a tutti, a tutte, benvenuti. Io sono Ilaria di Joiners e sono in compagnia di Mediaset. Vi dico in 10 secondi che cos'è Joiners, anche se spero, mi auguro che lo conosciate. Joiners è una piattaforma che si pone come obiettivo aiutare i giovani neolaureati ad avviare la propria carriera, iniziare nel mondo del lavoro nel migliore dei modi e con il lavoro giusto per loro. E oggi siamo in compagnia di Mediaset per un'esperienza online alla scoperta di un graduate program bellissimo di cui vi parleranno loro e vi daranno tutta una serie di informazioni per potervi prendere parte. Le nostre esperienze online sono appunto dirette, interattive, in cui le aziende si presentano, presentano dei ruoli, presentano delle opportunità. Ecco, questo era quello che volevo dire prima di dare la parola ai miei colleghi di oggi. Vi do due informazioni tecniche. Non potete attivare da soli l'audio, anche perché siete tantissimi e sarebbe un caos, però potete alzare la mano, ora vi faccio vedere come, per interagire, anzi è quello che ci aspettiamo che facciate. Voi alzando la mano come sto facendo io in questo momento, mi date insomma l'indicazione che vi devo attivare l'audio e potrete parlare. Altrimenti c'è la chat che io inauguro in questo momento con un messaggio che ho appena inviato e le emoji sono saltate, però spero comunque che riusciate a leggerlo. Ebbene, vi presento Andrea Valent, responsabile sviluppo. No, Sì, responsabile perfetto. sviluppo, A esatto. tutti. Luca Villari, responsabile sviluppo e selezione. Giulia A Fenili, tutti. specialista sviluppo. Ciao a Valeria tutti. Lerna, recruiter. E Federica Ciao, Bonacci, piacere. graduate. La Ciao. nostra testimonial del graduate program, quindi potrete effettivamente conoscere l'opinione di una persona che ha preso parte a un graduate program Mediaset. Mediaset non ha bisogno di presentazioni, come ho già detto, però è effettivamente il punto di riferimento dell'intrattenimento italiano, quindi io sono felicissima di dare la parola a Luca. Grazie. Grazie Ilaria, ciao a tutti e grazie per essere oggi qui con noi. E siamo davvero contenti di esserci e contenti che siate così numerosi. Noi oggi vi raccontiamo un po' di cose, partiamo un po' dal racconto di chi è Mediaset oggi, perché come giustamente diceva prima Ilaria, è molto conosciuta la nostra realtà, però non tutti sanno come è evoluta nel tempo. E noi, in questi ultimi, soprattutto negli ultimi 20 anni, siamo cambiati tantissimo. Vediamo l'agenda di oggi. Oggi andremo quindi a dare uno sguardo al mondo Mediaset, andremo a parlare di persone, tantissimo, parleremo di persone perché un po'. I protagonisti siete voi oggi e vi racconteremo del nostro graduate program. C'è questa sorpresa anche di una testimonianza di una giovane collega che non ha proprio fatto un graduate program, perché questo per noi GRAPE è il primo graduate program, la prima nostra graduate program experience, ma lei sta vivendo, ve lo racconterà, un'esperienza molto vicina a quella del graduate, perché sta facendo delle job rotation. Quindi è stato un po' un esperimento quello che abbiamo voluto fare con Federica e ve lo racconterà lei. Ma prima di partire, vi volevo chiedere quanto davvero conoscete Mediaset? Mentimeter, immagino lo conosciate, è uno strumento che ci consente di interagire con voi. E se inquadrate il QR code, E Ilaria, ti abbiamo aspetta, appena devo sintonizzato. condividere io lo schermo. Perfetto. Un attimo solo e devo interrompere la vostra di Sì, condivisione. certo. Va benissimo. Quindi, un attimo solo. Quando vi dicevo che siamo cambiati tanto, ha a che fare con l'evoluzione poi che ha avuto non soltanto il nostro mondo come Mediaset, ma tutta la industry del media dell'entertainment. Deve mandare. Sì. Perfetto. Ok, ora ci sono, dovreste vederlo. Confermate? Yes.
Vediamo. Ok, ragazzi, potete inquadrare il QR code o andare su www.menti.com, inserire questo codice. Io appena sale il numeretto che vedo qui sotto, vado avanti. Ok. Ok, 72, ci siamo. Mancano gli ultimi. Dai, ragazzi, vi vogliamo belli carichi oggi. Ok, dai, arriviamo a 100 e andiamo. Ok, 103, grazie, grazie per la partecipazione, ci fa davvero tanto piacere. Siamo in tutto, abbiamo detto 200, quindi ne mancano un sacco. Ragazzi, vi vogliamo tutti presenti per questo Mentimeter. Ok, continuano ad aggiungersi, io sarei andata avanti però. Ok, ci siamo, faccio partire. Sì. Se riesco, ok. Allora, la domanda è: quali sono oggi gli strumenti di comunicazione di Mediaset, ovvero quali sono i canali che noi utilizziamo oggi, no? Che sono attivi? Quindi, quali sono i modi che abbiamo di restare in contatto con la nostra audience, con il nostro pubblico? Allora, TV e cinema sicuramente, le piattaforme OTT, come una persona ha detto, internet. Sale tantissimo, TV e cinema. Internet. Ok. Allora, dovreste poter avere più opzioni di scelta. Se non ci No, sono più. temo che non Ok. sia possibile. Purtroppo non potevano selezionare più di un'opzione. Ok. Allora, Prima ci abbiamo provato. sicuramente la TV il cinema è stata quella più gettonata, perché è stata la prima ad essere inserita da moltissimi di voi, più di 120, ed è corretta ovviamente. Così come sono corrette sostanzialmente tutte, questo è un po' un elemento di novità, tranne quella del gaming, nel senso che noi oggi non siamo attivi sul mondo del gaming, è qualcosa che magari faremo in futuro, non lo so, chi lo sa, però oggi no. Ma la cosa interessante è proprio sottolineare come siamo passati da essere un broadcaster televisivo, okay,
a essere una media company. Quindi questo è il primo elemento di novità che ha caratterizzato gli ultimi 15-20 anni della nostra storia. In un momento molto particolare, specifico, quello che stava un po' a cavallo tra il 2005 e il 2010, no? È lì che si consuma quella che è stata una vera e propria rivoluzione di tutta la industria dell'entertainment e del media. Ok, io direi possiamo uscire da Mentimeter. Oh, esco. Sì, perché se quest'altra qua dei competitor Esatto. era esatto, io direi La usciamo. facciamo. Ok. Sì, Mi andiamo. interrompo. Ok. L'altra domanda così che ci piaceva farvi per interagire con voi era legata a questa prima considerazione che abbiamo fatto, cioè se è vero che noi oggi siamo una media company, i nostri competitor chi sono? Non sono soltanto dei broadcaster televisivi, sono, a mio avviso, tutte le realtà che catturano l'attenzione e il tempo delle persone. Quindi i social media, le piattaforme OTT, ma perché no anche le piattaforme di gaming, ecco perché c'era un po' questo gioco, questa provocazione sul tema del gaming, perché io ho un figlio di 18 anni che per diversi anni ha giocato a Fortnite, no? Epic Games, che è la realtà che produce Fortnite. È un competitor nostro. E sempre di più loro si penseranno anche come una piattaforma in cui accadranno delle cose e faranno entertainment. Saprete sicuramente che hanno organizzato anche dei concerti virtuali, no? Quindi con un avatar diventa un luogo di aggregazione, un luogo in cui trascorrere del tempo ed essere intrattenuti, così come Twitch, le stanze, eccetera. Quindi capite come è. Quanto è complicato il nostro mondo oggi e come abbiamo fatto noi a mantenere una posizione di leadership all'interno di questa complessità? Lo abbiamo fatto fondamentalmente grazie alle persone, perché sono le persone che per noi possono fare differenza. Soltanto avere le persone giuste a bordo e nel ruolo giusto e la ricetta del successo che ci ha consentito in anni non semplici di ripensarci, di reinventarci. E chi di voi ha avuto modo di studiare storie all'interno della macroeconomia, di brand di successo che a un certo punto, cambiando tutti i sistemi intorno, crescono, no? Cioè, penso a Nokia, Motorola, a Kodak, insomma, sono tantissimi gli esempi di realtà che non hanno saputo reinventarsi. Ecco, noi lo abbiamo fatto grazie alle persone che hanno caratterizzato il successo della storia di Mediaset, una storia che parte da lontano, parte alla fine degli anni 70 e con una cavalcata straordinaria ci ha portato a essere un grande gruppo in Italia, che poi è passato anche in Europa, affacciandosi alla Spagna, ha allargato i propri confini, andando anche su altre piattaforme, con il lancio di Mediaset Premium, per esempio, nel 2004, e poi sul cinema nel 2007-2008 con Medusa e TV2. In quegli anni lì, che sono gli anni un po', che dicevo prima, che segnano una cesura, no? Tra, se vogliamo, il passato e il presente che ha dentro e gravito di futuro, e negli anni 2000, tra il 2008 e il 2010, andiamo a posizionarci come leader anche nel mondo del digitale. Quindi nasce Mediamo, che è la concessionaria del gruppo che gestisce tutte le properties digitali di Mediaset e di Mondadori, da Giallo Zafferano a My Personal Trainer, Tigicom. Ecco, sono solo per citare alcune delle grandi realtà che sono all'interno del nostro perimetro. Nel 2010 nascono le TV digitali terrestri, c'è questa coda lunga che si va a creare nel mercato televisivo che determina una grandissima segmentazione delle audience. Quindi si passa da un mercato in cui c'era sostanzialmente un duopolio, o guardavi Mediaset o guardavi la Rai, non è che c'era tantissimo, ad un'offerta straordinariamente ricca.
E quindi le audience si frammentano, si frammenta anche cosa? Il mercato pubblicitario, che inizia ad inseguire delle micro audience, inizia a lavorare anche su mezzi differenti, come ad esempio appunto i digital e i social. E nel 2013 nasce Infinity e entriamo anche in un mercato che oggi è sostanzialmente quello degli over the top. Quindi oggi con Mediaset Play Infinity noi siamo un soggetto, un player con 1,5 milioni di abbonati che compete con delle realtà straordinariamente grandi. Pensate appunto a Netflix, all'Amazon Prime. Però il mercato è esattamente lo stesso. Nel 2016 una nuova intuizione è quella di entrare nel mondo delle radio, lo facciamo anche qui da leader. Oggi Radio Mediaset è il primo gruppo radiofonico italiano. Perché le radio sono fondamentali per noi? Perché la comunicazione in radio è straordinariamente sinergica con quella televisiva, che resta comunque il nostro core business, e può darci l'opportunità di contaminare le nostre azioni anche in termini di supporto al racconto del brand con eventi on field, quindi la radio è straordinariamente efficace, no? Grazie alla sua presenza sul territorio, e pensate appunto ai grandi concerti, ai grandi appuntamenti. Eventi on field è ad una circolarità sia da un punto di vista squisitamente editoriale che da un punto di vista pubblicitario, per cui noi oggi riusciamo ad attivare tutti i touch point disponibili accompagnando il nostro pubblico in momenti diversi della giornata utilizzando mezzi diversi. L'ultima tappa di questo viaggio che ci ha portato a essere ciò che oggi noi siamo, quindi leader in Italia, leader in Europa, è il passaggio di una dimensione europea, oggi con Media for Europe, MFE. Abbiamo portato la nostra holding in Olanda e da lì controlliamo Mediaset Italia, Mediaset Spagna e stiamo facendo una serie di ragionamenti per rafforzare la nostra leadership a livello europeo, partendo dal controllo, quindi dalla quota di controllo col 29% di ProSiebenSat in Germania. La catena del valore del nostro business è abbastanza chiara, noi viviamo sulla pubblicità per assicurarci gli investimenti pubblicitari dei nostri clienti e costruiamo contenuti, quindi palinsesto, gestione diritti, costruiamo contenuti originali, quindi produzione televisiva, produzione crossmediale e gestiamo questi contenuti con una catena di distribuzione sempre più ricca e come dire, è sempre più attenta alla valorizzazione di ogni singolo mezzo. I prodotti sono tantissimi, andiamo appunto dal TV al cinema, digital, radio, come vedete, sia in Italia che in Spagna. Sostanzialmente noi ci concentriamo su due elementi, quindi la nostra strategia è intrattenere e informare ogni giorno milioni di persone. E lo facciamo in TV, sul digital, sulla radio, con contenuti esclusivi. Quindi come dire, un perimetro molto ampio dove abbiamo oltre 40 siti web. Per darvi un'idea, la nostra total audience giornaliera sul digital raggiunge il 20% del totale degli utenti web in Italia. Siamo attivi anche sui social, ovviamente, e stiamo costruendo una leadership anche nel settore del digital out-of-home, quindi tutte quelle affissioni digitali, perché a Milano, non so, Gaiolenti, La Vela, ecco, in questi giorni siamo in campagna anche col nostro progetto Grape, anche su quei siti. Le persone sono sempre al centro, per noi non è veramente, modo di dire, una cosa vera, perché facciamo un business che non è concreto e le idee possono davvero fare la differenza. Siamo circa 5.000 persone complessivamente tra Italia e Spagna e molta, molta attenzione viene dedicata alla formazione, sempre più sarà così. La formazione sarà per noi un elemento fondamentale della crescita delle persone. Se le persone possono crescere e valorizzare i loro talenti, le loro attitudini, possono fiorire all'interno dell'organizzazione e fare sempre meglio. E quindi noi vogliamo che le persone facciano sempre del loro meglio per poter poi essere noi, sempre
proprio vincenti sul mercato. A questo punto, prima di raccontarvi nello specifico il progetto Grape, quindi qual è, come abbiamo disegnato la nostra prima Graduate Program Experience, che lo vedrete, è molto, molto ricca, molto impattante. Vi volevamo far ascoltare il racconto in prima persona di una giovane collega che sta facendo un'esperienza che in qualche modo in luce ha degli elementi che poi abbiamo messo dentro Gate. Quindi la storia di Federica mi piace molto perché io personalmente ho incontrato Federica in un recruiting day e mi ha molto appassionato la sua energia, il suo amore per il mondo della televisione, della produzione. Stavamo in quel periodo lì disegnando Grape, quindi disegnando, progettando questa idea di rotation su 2 anni, su più job. E, siccome una delle caratteristiche che ha questo progetto è che le persone che saranno individuate e selezionate per entrare all'interno di questo percorso lo faranno on top al fabbisogno della linea, cioè chi entra a settembre inizia il percorso con Grape, non sappiamo ancora cosa farà da grande. Okay? Lo vogliamo scoprire insieme nel corso di 2 anni. E allora ho detto: se davvero vogliamo fare questa cosa, la provocazione che abbiamo lanciato all'interno della nostra direzione è stata: perché non farlo già adesso con Federica? Vediamo come funziona. E così è stato. Ho detto bene, Grazie Fede? Luca, hai detto benissimo, benissimo. Allora, intanto, buongiorno a tutti. Adesso così ci vediamo un po' in faccia, che mi fa molto piacere. Allora, intanto, grazie per l'invito. Appunto, io adesso darò la mia esperienza, che ovviamente non sarà identica a quello che poi vi racconteranno Luca del Grape. Però comunque appunto ha dei punti di collegamento, quindi potrebbe essere interessante. Volevo iniziare intanto presentandomi. Io ho 25 anni e la mia formazione è stata principalmente economico-manageriale, nel senso che io ho fatto una triennale e poi una magistrale in International Management a Milano. Quindi diciamo costruendo una parte di me più strutturata, però personalmente io ho sempre avuto un po' questa seconda anima un po' più creativa, se vogliamo. Quando ero più ragazzina ho fatto delle esperienze amatoriali in produzione teatrale, quindi diverso dalla televisione, però combinare per me un po' queste due anime poteva essere la chiave di svolta, insomma, della mia carriera. Quindi stavo per cadere, ho raccontato anche altre volte, nella trappola della consulenza, ma sono stata salvata da Luca, nel senso che proprio in un recruiting day lui mi ha detto: "Ma io avrei un'idea per te, perché la consulenza?" Quindi ho fatto solo uno stage in 3 mesi, poi ho cambiato, e quindi quello che mi è stato offerto, e poi vedrete quello che appunto offrirà il Graduate Program, è stato di assumermi, ma di farmi ruotare, quindi vedere diversi ruoli. E io adesso sono alla seconda rotation, quindi sono già due dipartimenti che vedo, con poi un'idea di landing position, quindi una posizione finale che abbiamo abbozzato all'inizio del percorso, che poteva essere quello di entrare in produzione lato contenutistico, perché proprio poteva essere quell'ambiente che univa un po' le due anime, gestionale e più creativa. E prima di magari darvi anche solo due spunti sui due ambiti che io ho potuto scoprire, che sono 2D infiniti, come avete potuto capire dalla presentazione, volevo dirvi dal mio punto di vista cosa è stato un po', anzi, qual è stato l'approccio di questo progetto, di questo percorso che sto seguendo. Secondo me le caratteristiche sono due, quelle che mi hanno colpito molto. La prima è che effettivamente è stato un percorso molto personalizzato, cioè fatto ad hoc su di me, e questa so che sarà una caratteristica che terrà il Graduate Program. Uno potrebbe dire: come tante aziende fanno, il percorso è univoco, prevediamo uno step in un ambito, un secondo step e landing position. Invece, quello che proprio hanno fatto con me e faranno con voi è quello di disegnare, immaginarsi il percorso in base alla vostra formazione, in base ai vostri talenti,
alle vostre ambizioni, ovviamente in base alla fattibilità dell'azienda, alla disponibilità, però c'è proprio questa intenzione che io ho visto, quindi abbiamo parlato insieme e Luca in questo caso mi ha proposto determinati passaggi e questa è la prima cosa dal mio punto di vista unica appunto. La seconda è anche la flessibilità, cioè quello che mi è sempre stato detto è definiamo in corso d'opera, nel senso che se scoprissi ad esempio che la produzione non è effettivamente la cosa che più fa per me, ma scopro un altro mestiere, ad esempio nella seconda rotation, che è molto più in linea con chi sono io e di nuovo c'è disponibilità, l'azienda appunto si prende in carico il fatto di poter effettivamente cambiare i piani, quindi rivedere la landing position, ad esempio. Quindi, secondo me, questi due fattori fanno sì che sia veramente un regalo poter iniziare la carriera in questo modo. Alla fine, da una parte è un modo assicurato per crescere professionalmente, ma anche personalmente, no? E poter ruotare, poter entrare in contatto con così tante persone, con così tanti mestieri, ma ancora di più. Alla fine, quando si entra nel mondo del lavoro, uno non è sicuro del lavoro che fa veramente per lui, no? Cioè, si va un po' a tentoni all'inizio perché il mondo del lavoro non lo conosciamo, potremmo avere delle intuizioni. Quindi, poter vedere due, tre, quattro lavori nel giro di 2 anni è un regalo incredibile perché appunto ti permette di mettere a fuoco e dire: ok, l'intuizione era giusta, questo può essere veramente il lavoro che fa per me, piuttosto che regolarsi. Quindi ci dà anche una consapevolezza in più sulla direzione che vogliamo dare un po' alla nostra carriera futura. Quindi secondo me è veramente questo il valore di quello che io personalmente sto facendo. Poi se vi rubo altri 2 minuti, magari perché può essere interessante, raccontandovi le due rotation che sto facendo adesso, che di nuovo sono state le mie, potreste vederli voi e finire in questi ambiti piuttosto che no. Io ho iniziato dal marketing strategico, quindi è un dipartimento, il nome marketing è un po' fuorviante, è proprio un dipartimento strategico. E poi adesso sono in produzione, quindi da un lavoro da ufficio a un lavoro per tutto fuorché da ufficio, nel senso che è molto mani in pasta appunto nella produzione, lato operations, quindi c'è questa distinzione dei programmi. Per quanto riguarda il marketing strategico, giusto per raccontare due dipartimenti, è un dipartimento che appunto prevede un lavoro da analyst, tra virgolette, nel senso che consiste nelle analisi qualitative e quantitative della performance, non solo degli ascolti TV, ma come abbiamo visto anche del digital e delle radio, quindi un po' a 360 gradi sull'offering di Mediaset. E appunto il mio ruolo in questi 6 mesi è stato quello di analyst, però secondo me iniziare da qui per me ha avuto due grandi vantaggi. Il primo, non avendo una formazione televisiva e neanche media, perché come vi ho detto appunto ho studiato economia e management, mi ha dato un'infarinatura generale sul settore, sul mercato, sull'offering, sui competitor, quindi è stato fondamentale per questo. E poi oltre a sviluppare delle capacità di analisi, mi ha anche fatto sviluppare, e che è quello che poi mi porto dietro, un po' la sensibilità dell'interpretazione del dato, cioè perché se l'Isola dei Famosi fa il 12% non è buono, però se lo fa un altro programma lo è. E quindi ti impari anche a capire il valore di un numero, che è proprio quello che da produttore, quindi da così in alto a così in basso, ti porti dietro. E infatti quello che mi fa ridere è che ho colleghi che lavorano in Mediaset da boh, 30-40 anni, adesso io sono sulla produzione Isola dei Famosi, che mi chiedono: Fede, ma il dato di ieri è buono o non è buono rispetto magari a quello che c'era su Rai 1? Ma com'è la curva? No? E ti arricchisce veramente. E invece, passando appunto alla seconda rotation, adesso sono in produzione, mi hanno dato la possibilità di vedere prima una produzione de o delle produzioni, adesso vedremo di intrattenimento, e poi quest'estate vedrò anche delle produzioni di informazione, news. E quindi già qua vedete, no, quante cose si possono vedere, cioè c'è questo proprio approccio al learning che è veramente importante.
E ovviamente cambia tutto perché non essendo più un lavoro da ufficio, per ora quello che io mi sento di dire che sto veramente imparando è intanto capire mano in pasta come si produce un programma, conoscere tutti, le persone, i ruoli, i poli che ruotano intorno a una produzione, perché non conosci a quel punto solo il tuo lavoro, ma ti si apre un mondo, quindi entri a contatto anche con molti altri dipartimenti, dai dipartimenti legali, acquisti, risorse artistiche, quindi nonostante io non lavori in questi dipartimenti, ci sono in contatto ogni giorno. E soprattutto capisci anche la complessità data da tutti appunto questi giocatori che coesistono nella produzione di un programma e impari piano piano a relazionartici. Ecco, questo forse è quello che mi sta dando di più questa seconda esperienza, perché ogni polo, ogni persona ha i suoi obiettivi, il suo linguaggio, quindi essere appunto in produzione fa sì che tu debba poter dialogare con tutti per mettere tutti insieme e consegnare un programma il lunedì sera. E quindi questa è un po' la mia esperienza. Poi sono sicura, appunto, come hanno detto prima, che ci sarà modo di leggere tutte le domande, alla fine ci sarà un bel Q&A. E basta, quindi intanto vi ringrazio e specifico non mi hanno pagata per parlare di questo Tutto programma. Grazie. sincero, Tutto grazie. sincero. Grazie Federica. E, ho visto appunto che qualche domanda già è stata fatta. La teniamo in coda, o se no, due domande che sono già state fatte in chat. Io posso rispondere al volo adesso. Sono Esatto, magari veramente sì, molto, facciamo così. molto semplici. Allora, parto. Ah, sono tutte queste, ne ho due. No, Ok, alcune non sono domande, alcune sono. parto dall'Olanda che credo sia la prima e poi c'è quella sull'età. Ok, allora iniziamo dall'Olanda. La ragione per cui, che è una buona domanda, io di solito lo specifico sempre, oggi andando un po' più veloce non l'ho fatto. La ragione per cui abbiamo scelto la sede olandese è legata a questioni squisitamente di diritto societario. Non so se ci sono dei legali tra di voi. Quindi non è un tema fiscale perché la fiscalità rimane nelle country, nei paesi in cui operiamo. Quindi noi paghiamo le tasse in Italia per quello che fatturiamo in Italia, paghiamo le tasse in Spagna per quello che fatturiamo in Spagna in termini di il nostro giro d'affari, a differenza di altri che non nomino, che invece non pagano le tasse dove operano e invece, come dire, modificando comunque, no, le dinamiche all'interno del mercato in modo importante. Perché invece abbiamo scelto l'Olanda? Perché il diritto societario olandese, per la sua storia, per come è strutturato, tende a premiare maggiormente gli azionisti che sono presenti in azienda da maggior tempo. Ok, e quindi questo ci consentirà di governare nel miglior modo possibile quel processo di allargamento dei nostri confini a livello europeo attraverso joint venture, attraverso acquisizioni, attraverso partnership con soggetti terzi, no? Perché il nostro grande purpose è quello di creare la casa europea del media, quindi diventare il primo broadcaster europeo e non possiamo farlo da soli, siamo per quanto grandi ma piccoli, no? Ecco, quindi la sfida è molto grande anche perché vogliamo provare a, non dico contrastare, ma a confrontarci in maniera strutturata con grandi realtà che vengono da oltreoceano anche. Quindi, per poter far questo volevamo essere un minimo anche tutelati, quindi il diritto olandese ci tutela da questo punto di vista, ecco, squisitamente una ragione di tipo societario. Poi le altre sono del graduate, aspetta, ci potresti raccontare Sì, un po' riguardo la al parte. graduate, io anticipo che ovviamente su Joiners c'è la posizione aperta. Manderò il link qui e al termine dell'esperienza online vi arriverà una mail,
con appunto la registrazione dell'esperienza online e ovviamente il link per candidarsi al graduate program. Questo è ovvio. Poi comunque inseriamo anche in chat il link. Però ho visto, vado veloce su questa domanda e poi magari le altre le lasciamo in coda, anche quelle per Federica. Non c'è un limite, cioè, non c'è limite d'età. L'idea è di avere delle persone neolaureate, okay, da inserire dentro questo percorso e di avere un'età tra i componenti del gruppo che entra in azienda con questo percorso che sia abbastanza omogeneo. E il vincolo vero è che siano, ad oggi ci siamo dati come regola che abbiano conseguito il titolo entro luglio del 2024, perché, ma questo adesso sto spoilerando una cosa che avrebbe detto dopo Andrea, il percorso parte adesso, quindi la selezione sta partendo nel mese di maggio, termina entro luglio, è una selezione abbastanza strutturata e stringente che prevederà anche degli assessment. Luglio termina, dopodiché noi a partire dalla seconda metà di settembre accogliamo queste persone che inizieranno un percorso che devono fare tutti insieme perché i primi 2 mesi saranno di formazione. Quindi, per cui la nostra posizione è: se avete voglia di mettervi in gioco in un percorso di questo tipo, candidatevi, no? Se avrete poi le caratteristiche giuste, dipenderà anche da come andremo più o meno a formare questa squadra, verrete contattati e inseriti nel percorso di selezione. Va Ok, Luca? Certo, parti tu, Andre, vai a raccontare un po' più nel dettaglio. volentieri. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Andrea, sono in Mediaset da un anno e qualche mese, un anno e mezzo. Sono responsabile dello sviluppo. Non so chi di voi ha qualche esperienza in HR, comunque sviluppo fa tante cose. Anzitutto, appunto, ci occupiamo di persone e sviluppo è tutto ciò che per noi è importante offrire alle persone per consentirgli di esplodere appieno tutti i loro talenti e le loro potenzialità. Questo cerchiamo di strutturarlo e costruirlo con una serie di attività, iniziative e progetti. Quindi siamo qui oggi per raccontarvi una di queste iniziative. Io mi prendo solamente un minuto per mettere una piccola virgola prima di entrare nel progetto, nel senso che come forse avete capito, insomma, siamo in un momento di grande cambiamento che è iniziato qualche anno fa, che continuerà per diversi anni. Mediaset sta già cambiando volto, dentro e fuori. Assumeremo tante persone, quindi entreranno, ci sarà un ricambio generazionale importante, per cui, come dire, noi siamo qui a parlare, a costruire delle relazioni e delle connessioni con tutte le persone che hanno interesse a intraprendere un nuovo percorso all'interno di questo settore e potenzialmente anche con noi, ci farebbe piacere. Quello che vi raccontiamo oggi è un piccolo pezzettino di come pensiamo di inserire alcune delle persone, quindi non è un percorso che fa per tutti, non è un percorso che può interessare a tutti, non tutti sono in scopo, in linea o, come dire, fit in termini proprio di requisiti per questo progetto. Questo non vuol dire che le strade non si possono incrociare diversamente, anzi. Come vi dicevo, stiamo facendo tante cose per tanti profili differenti con tante esperienze diverse. Adesso però scendo un pochettino di più all'interno di questo graduate program. Giulia, comincia a scorrere, grazie mille. Allora, L'abbiamo già. ecco, sì, si vede. Allora, graduate program si chiama GRAPE. GRAPE perché ci abbiamo tenuto molto a sottolineare la parola experience, nel senso che è un'esperienza anche per noi, anzitutto. Nel senso che è il primo graduate program che facciamo. Ok, quello di Federica è stato un po' un super pilota, nel senso che è stato veramente custom fit realizzato su misura per lei, perché è una cosa che avevamo in testa di fare e abbiamo colto questa opportunità disegnandola ad personam. Ci siamo resi conto che può essere un modo interessante per costruire delle strade in azienda e quindi abbiamo provato a mettere a terra questa struttura che è un po' più grande e ingombrante dell'esperienza, diciamo, individuale di Federica. È un'esperienza che abbiamo cominciato a comunicare, o meglio, è un progetto, un programma che abbiamo iniziato a comunicare. Quindi a destra qui vedete una realizzazione grafica che troverete in giro anche su alcune delle
dei nostri cross mezzi di cui parlava Luca, no? Quindi Digital Out of Home, sentirete magari quella piccolo spot radio o anche in TV. Diciamo che ci tenevamo a farvi vedere questa cosa qui perché è un po' per me un orgoglio, nel senso che stiamo provando a posizionarci in maniera differente, ok? Io sono molto trasparente, molto aperto, colgo questa occasione per parlarvi davvero, non dico a vis-à-vis perché non è vero, però insomma abbiamo questo privilegio, quindi vi dico le cose come le crediamo e come ci animano. Mediaset è spesso identificata molto sul proprio prodotto. Noi oggi, come da titolo, vogliamo farvi vedere cosa c'è dietro anche quel prodotto lì, che è qualcosa di anche diverso, no? Per cui questa identità visiva abbiamo provato a realizzarla cercando di trasferire questa cosa che ci spinge. Quindi nuovi colori, nuove forme, nuove idee. Parliamo della struttura. Sì, hai fatto bene, Giulia. Parliamo della struttura, andiamo all'assassino. Allora, il percorso dura 2 anni. Che cosa vuol dire che dura 2 anni? Vuol dire che i primi 2 anni saranno strutturati in questa maniera. L'assunzione sarà un'assunzione a tempo indeterminato, per cui al termine di questi 2 anni si inizierà un percorso, diciamo, un po' più standard all'interno dell'azienda, con un ruolo più identificato, più consolidato. Come funzionerà? I primi 2 mesi saranno di formazione, formazione che abbiamo immaginato come formazione d'aula e formazione, diciamo, più in shadowing on the job, poi facciamo un dettaglio ulteriore su questo. Dopo i primi 2 mesi ci saranno 2 job rotation di 5 mesi l'una. Abbiamo pensato a questa tempistica perché crediamo sia il tempo giusto per consentirvi di avere un assaggio di cosa è un mestiere, pur sapendo che non è sufficiente, come dire, per realizzarvi come professionisti di quel settore, di quell'ambito lì. Però, insomma, crediamo che sia qualcosa che vi può dare un'esperienza, come ha testimoniato anche Federica. E quindi ci saranno queste prime 2 job rotation in 2 ambiti diversi. Nei momenti di transizione ci sarà un po' un dialogo, quindi sicuramente il vantaggio e la bellezza, secondo noi, la ricchezza di questa iniziativa è che si potrà dire la propria, si potrà parlare di cosa funziona, cosa funziona meno, cosa potrebbe essere importante costruire in termini di percorso professionale. Certo che poi ci sono anche le esigenze aziendali, no? Quindi non è che basta entrare per definire in autonomia tutto ciò che si desidera fare, c'è un po' da incontrarsi e incrociarsi. Al termine della seconda job rotation inizia la terza, che come vedete è più lunga, sarà una job rotation potenzialmente in landing position di 12 mesi. 12 mesi comincia già a essere un periodo un po' più, diciamo, solido per vedere a 360 gradi alcune dinamiche, alcuni processi di lavoro dall'inizio alla fine. Non è detto che questa job rotation sia quella poi che porta nel ruolo definitivo. Al termine di questa job rotation potrebbe eventualmente esserci anche uno spostamento in un altro ruolo, insomma, a quel punto si vedrà un po' come è andato il percorso, che necessità ci sono in azienda e un po', cosa è più opportuno fare. Parlando di percorsi, appunto, Federica vi ha raccontato di un paio di esperienze. Giulia può andare avanti, grazie. Ci sono cinque, diciamo, macro contenitori che noi abbiamo individuato in termini di contenuti. Sono quelli che vi descriviamo qui a titolo esemplificativo, ovviamente. Quindi la nostra azienda è animata da mestieri molto diversi tra loro, come potete vedere, tech and digital, corporate and governance, che sostanzialmente sarebbe la parte più di staff, no? Di supporto al business, content and production, marketing and sales, editorial. Che sono invece queste ultime un po' più tagliate e specifiche del nostro settore. Immaginatevi quindi le job rotation come un salto da un blocchetto all'altro che non avviene necessariamente in verticale, ma anzi, quello che vorremmo fare è cercare di costruire dei salti quanto più orizzontali e trasversali possibili per ampliare la propria competenza e conoscenza dell'azienda. Facciamo uno zoom in sulla formazione, scusatemi, vi racconto due cose in più. Cosa ci siamo immaginati? Ci saranno due formazioni sostanzialmente, una interna più di funzionamento del business e dell'azienda, quindi il nostro modello operativo, organizzativo, i nostri mestieri principali, attività, processi e responsabilità, e una parte più esterna affidata a dei professionisti che parleranno prevalentemente di quelle che, come dire, definiamo soft skill, che
che però sono delle skill che non sono soft da imparare, secondo noi, cioè sono skill comportamentali, manageriali, come si dice in gergo, che necessitano di grande impegno, cura e attenzione. Ne abbiamo citate alcune qui, non saranno necessariamente tutte o solo alcune, magari ce ne saranno anche altre, ma insomma è per darvi un'idea di cosa pensiamo noi quando parliamo di formazione. Formare una persona non vuol dire dargli solamente consapevolezza e contesto e competenza tecnica di business, ma vuol dire costruire un professionista che sappia muoversi in maniera efficace in un contesto e in un ambiente. Stiamo cercando delle persone che abbiano delle caratteristiche che secondo noi possono far funzionare meglio la persona all'interno di questa esperienza. Giulia, puoi andare avanti, scusami. Ovviamente vi parliamo di queste cose perché riteniamo che siano delle caratteristiche che possono aiutare chi entra a funzionare bene in azienda con questo percorso. Diciamo che io personalmente sono caratteristiche che apprezzerei in chiunque faccia un certo tipo di lavoro, riteniamo che averle in questo caso possa funzionare particolarmente bene. Quando parliamo di flessibilità, non si intende solo, in ricezione, no? La capacità di essere interessato, attratto da cose molto diverse, ma anche la flessibilità di rispondere a dei fabbisogni dell'azienda che possono essere molto divergenti, no? Noi ci immaginiamo davvero questo incontro come una partnership con le persone che entrano in azienda di lungo periodo. I requisiti, come dicevamo con Luca, che ci siamo dati sono molto alti. Questo per noi è un problema perché stiamo ricevendo tantissime candidature. Diciamo un happy problem, come dico sempre, però è un problema perché per noi l'importante è trovare le persone che funzioneranno meglio per questo progetto, che non vuol dire persone migliori in assoluto, vuol dire che rispondono meglio a questo tipo di sfide, di responsabilità e di investimento. Quindi sicuramente laurea magistrale o master di primo livello sono necessari. Accettiamo, diciamo, candidature anche di titoli in conclusione entro luglio. Ci siamo dovuti dare delle tempistiche, scusateci, ma a una certa dobbiamo tirare una linea perché altrimenti non si va avanti. E per quanto riguarda l'età, abbiamo detto tutto quanto Luca. Per noi diciamo, è fondamentale costruire una aula con dei criteri di partenza quanto più omogenei possibile per garantire un'esperienza di valore per tutti. Per cui sicuramente l'età è una delle variabili, ma come dire, non sarà la variabile discriminante o determinante. Certo che avremo tante candidature, quindi a parità di esperienza, valore, competenze. Probabilmente una persona che ci ha messo meno tempo a laurearsi potrà avere la priorità rispetto alla seconda, però, come dire, non è solo questo che sarà guardato. Selezione, quindi vi ho anticipato qualcosina, siamo partiti. Il nostro link di candidatura è attivo. Se visitate la nostra pagina LinkedIn, potete trovare nella live page, quindi c'è una sezione che si chiama Vita aziendale, a parte che potete scoprire qualcosa in più anche su di noi. C'è una tab dedicata a questo programma, che vi rimanda al sito con tutte le cose che vi ho detto, ma scritte meglio, in maniera carina e con una grafica un po' più divertente della mia faccia. E da lì ci sarà anche il link che rimanda poi a come fare effettivamente la candidatura. Quindi, siamo in fase di comunicazione, abbiamo ricevuto già, diciamo, tante richieste. Stiamo partendo con gli screening dei CV. Non potremo dare, come dire, fare un'intervista con chiunque, anche se ci piacerebbe, quindi sicuramente dovremo fare dei filtri iniziali, però tutti riceveranno aggiornamenti sullo stato della propria candidatura, che alla fine porterà, dopo diversi step, eventualmente a un assessment. Diciamo, l'assessment sarà in aula, fisico, l'ultimo momento per definire la shortlist finale. Si inseriranno le persone da nella seconda metà di settembre, diciamo, quindi la nostra idea era di lasciarvi dopo il percorso di laurea faticoso con una bella estate pre-inizio di una nuova fase della vostra vita, però entro fine luglio termineremo le selezioni. Quindi, come dire, sicuramente raccoglieremo candidature per tutto il mese di maggio, probabilmente anche per il mese di giugno. Valutiamo un po' in base all'andamento se luglio sarà ancora aperto le candidature oppure avremo già tantissime persone in assessment. Quindi la selezione. Mi viene da dire, credo di no, luglio, Esatto, no. quindi volevo essere Se possibilista, devo ma essere diciamo che. sincero, cioè maggio sicuramente, giugno probabilmente una coda,
Io credo di, onestamente, cioè io tendenzialmente prevedo che nel momento in cui a fine giugno iniziamo gli assessment, che saranno già tanti, ne abbiamo già previsti tanti, e quando iniziamo gli assessment io non accoglierei altre Sono d'accordo, Luca, hai ragione, nel senso che candidature. fino a luglio saremo, cioè l'iter di selezione sarà in conclusione, ma Sì. avremo già individuato quasi certamente tutte le persone che sono entrate nel funnel del Okay. percorso di Con selezione. una long list, okay? Quindi ci Sì. saranno la short list delle persone che va negli assessment, ma avremo già, come dire, una cosa di lunga. Io volevo solo aggiungere una cosa riguardo alle caratteristiche delle persone e per legarmi anche ad un altro concetto chiave importante che risponde un po' ad alcune domande che ho visto scorso prima velocemente in chat, su cui poi torniamo magari in modo più puntuale. Quando parliamo di coraggio, quando parliamo di flessibilità, cioè noi crediamo davvero, no, in queste cose, cioè non sono solo parole buttate lì. Prima Andrea diceva mi piace essere trasparente, questa è un po' una nostra caratteristica, siamo abbastanza autentici o ci impegniamo ad esserlo, no? Che vuol dire pensare davvero quello che diciamo. Per noi essere autentici significa che quando diciamo una cosa, quella cosa la pensiamo. Quando la scriviamo ancora di più, no? Perché la stiamo mettendo veramente nero su bianco. Perché abbiamo bisogno di persone coraggiose? Perché, come dicevo prima, noi stiamo andando, abbiamo di fronte delle sfide straordinarie. Cioè, noi oggi qui, da qui ai prossimi 5-10 anni, chi sarà dentro, a bordo di un'azienda, avrà l'opportunità di ridisegnare un'azienda. Perché un'azienda è in grosso cambiamento. Sia da un punto di vista demografico, perché tantissime persone usciranno dall'azienda, perché noi abbiamo avuto per 30 anni un turnover sotto il 2%, quindi immaginate, la gente entrava, stava qua 30 anni, 35 anni. Siccome sono entrati 30 anni fa, tantissimi, andranno fuori dall'azienda, beati loro, anche in pensione. E quindi noi cerchiamo bisogno, cioè noi abbiamo bisogno di persone che sappiano mettersi in gioco e immaginare cosa potrà essere Mediaset nel futuro. E questo mi porta a dire che il Grape è un canale per portare a bordo persone con queste caratteristiche, ma non è l'unico canale con cui lo facciamo. Cioè, noi avremo bisogno di assumere tanti giovani anche, e lo faremo andando a individuare delle posizioni anche specifiche. Quindi quel canale lì resterà, anzi sarà quello più ampio in termini di numerica. Le posizioni che noi pubblichiamo per le figure junior le troverete sul nostro LinkedIn, quindi seguiteci sul nostro LinkedIn, seguiteci sul nostro career site, perché a partire da questa settimana abbiamo scelto di pubblicare le vacanze anche sul nostro career site. Quindi ci sarà l'opportunità di vedere un po' tutto. E per quanto riguarda la candidatura al nostro Grape, adesso vi lasciamo anche un QR code a cui potete collegarvi, ma c'è l'annuncio su Joiners che linka sul nostro mini sito, che poi vi porta sulla pagina LinkedIn. Quindi LinkedIn sarà, come dire, il collettore di tutte le richieste. Per cui se voi andate direttamente su LinkedIn va benissimo. Basta, scusami, volevo aggiungere questo, Andrea, perché ci tenevo a sottolineare che siamo davanti veramente ad una sfida grande, ma stimolante. Sì, Luca, guarda, hai fatto benissimo. Io anche mi ero preso qualche secondo prima di iniziare a parlare di questo perché è una cosa a cui teniamo particolarmente. Quindi siamo molto contenti di fare questa cosa, ok? Di fare questo programma, che è un po' un modo anche per far conoscere l'azienda fuori. Come diceva Luca, il cambiamento noi lo faremo non solo grazie a questo programma, lo faremo grazie a tutte le persone che sceglieranno di iniziare un'avventura con noi. Per cui al netto di criteri, non criteri, rientrare, non rientrare all'interno di questo programma, sintonizzati, restare sintonizzati perché abbiamo bisogno di voi. Quindi lì fuori noi sappiamo che ci sono le persone che guideranno l'azienda tra qualche anno. Stiamo cercando di entrarci in contatto. Quindi speriamo ci sia qualcuno tra di voi. Comunque, a prescindere da tutto, adesso avete anche i nostri nomi, cognomi, quindi potete chiederci insomma la connessione su LinkedIn.
Adesso abbiamo pochissimo tempo, però io sono disponibilissimo a fare qualche domanda. Stavo cercando di leggere in chat se c'erano C'erano credo. delle domande, Andrea, Sì. per Federica, che ha suscitato grande Ah, interesse, perfetto. ovviamente. Li capisco. Allora, Lorenzo chiede, ci potresti raccontare un po' la tua daily routine nel tuo nuovo ruolo? Io ho svolto un'esperienza in operation, ma volevo sapere se per non da ufficio intendiamo la stessa cosa. Ottimo, allora risponderò un po' brevemente perché so che abbiamo poco tempo, ma giustamente come ha detto Andrea, per chiunque ci si può appunto collegare su LinkedIn e sarò felice di raccontarvi anche nei dettagli i lavori che ho scoperto. Però, e spero che mi sentiate bene, che ho un po' la connessione bassa, la mia daily routine in produzione è particolare, nel senso che di base. La produzione su cui sono si fa in uno studio che è sempre a Cologno, ma non dove si trovano gli uffici, è un distaccato. E, quindi noi abbiamo, diciamo, una postazione da uffici in un'ex mensa, un po' accampati, siamo in una situazione un po' particolare, adiacente allo studio. Ovviamente dipende dalle fasi di produzione, nel senso che appunto la produzione segue dalla preparazione alla messa in onda, alla post-produzione. Quindi i compiti sono vari, dipende da in che momento ci si trova. Però ovviamente adesso noi siamo in fase proprio di messa in onda, quindi ogni lunedì per ora andavamo in onda e talvolta anche il giovedì, quindi quello che succede è che tu sei fisicamente in studio quando appunto c'è il programma e segui un po' tutti gli aspetti. Io, mi piace descrivere il lavoro come sei un jolly e quindi può andare dal essere in contatto con tutto quello che riguarda la regia, organizzare le convocazioni per la regia, poi salti da destra a sinistra per distribuire le scalette della giornata e le scalette della puntata. C'è poi chi durante fisicamente la puntata è fisicamente in regia per diciamo essere in connessione con l'emissione per coordinarsi quando si va nero, quindi non è un lavoro 8, 1, 9, 18, nel senso che quando c'è la puntata finisce alle 2 e il mio lavoro finisce alle 2 e mezzo e poi tranquilli il giorno dopo sono a casa, attacco tardi, però è questo che intendevo quando dicevo non è un lavoro da ufficio, ecco, per farla tra virgolette breve. E poi ho visto che qualcuno aveva chiesto come sono entrata in contatto con Mediaset e come raccontavamo prima era un recruiting day in università, quindi avevo offerto questa possibilità all'università, Mediaset si era presentato come tante altre aziende e c'erano appunto Luca e altri recruiter fisicamente presenti ed è così che insomma sono entrata in contatto con Mediaset. Perfetto, sei stata breve e concisa come impone. Anche se per me è difficile perché sono una chiacchierona, però ho fatto il possibile. Allora, e poi ci sono alcune domande per Luca, Sì. Andrea, chi vuole rispondere, credo che abbiate tutti quanti la risposta. Ecco, quante persone avete intenzione di inserire quest'anno? Vado io, Andrea. Allora, il numero delle persone è un numero contenuto. Cosa intendiamo per contenuto? Stiamo parlando di qualche decina, tra le 10 e le 20. Perché? Perché avevamo una scelta. Da un lato potevamo scegliere di costruire questo percorso e accogliere un numero più ampio di persone, però più che la quantità a noi interessa la qualità del percorso, cioè assicurare che ci sia un altissimo grado di cura, no, nel percorso di queste persone, proprio perché sono tutti percorsi tailor-made, come raccontava prima Federica. Prevediamo Giulia che seguirà, c'è qui Giulia che seguirà tutto il gruppo dei Dei partecipanti al ragazzi, sì. graduate e lì potrà ascoltare, no, con dei momenti di sessione di confronto per andare a indirizzare il loro percorso. Raccogliere le loro preferenze, chiaramente. Esatto, e quindi per far questo è necessario avere un numero contenuto, anche perché
L'idea è quella di avere questo programma, lo abbiamo detto prima, forse abbiamo scritto, ripetuto ogni anno, quindi non è un one shot, ma vuole essere un programma che ritorna e non è l'unica porta d'accesso per dei giovani neolaureati o per dei giovani in generale, perché prima c'è un ragazzo che scrive: ho 30 anni. È il percorso giusto per me? Allora, mi viene da dire un po' così di getto, probabilmente no, perché cerchiamo di avere una coerenza anche in termini di esperienza delle persone che insieme faranno questo percorso, però probabilmente c'è o ci sarà un'opportunità che può essere giusta, no, per te. L'altra domanda che ho visto al volo, però forse vado, vuoi guidare tu, Ilaria, per non Sì, ce fare. n'era una che credo che sia abbastanza importante, che ha fatto Elisabeth. Chiedeva ad Andrea qual era la skill principale che deve avere il candidato del GRAPE ideale. Domandona. Questa rispondi tu, Domandona, Andrea. Questa è infatti. facile, rispondi tu. No, allora, se lo sapessi, diciamo, brevetterei la risposta e la venderei a tutti i recruiter e i candidati del mondo. No, è una domanda molto difficile a cui rispondere, nel senso che innanzitutto non c'è una skill. Cioè, so che sto per dare delle mezze risposte, però sono le cose che credo, francamente. Non c'è una skill, non c'è un prerequisito unico e determinante. Sicuramente mi viene da dire che la disponibilità e l'interesse più che la disponibilità a nutrirsi di esperienze diverse sarà una cosa che, se riesce a passare, può fare la differenza. Può fare la differenza perché questo percorso fa questo. Questo percorso mette in 2 anni esperienze che, come diceva Federica, è difficile replicare in un percorso standard di inserimento professionale. Chiederà di cimentarsi su cose molto diverse tra loro anche, come marketing strategico e ottimizzazione di produzione, che vi assicuro sono 2 cose molto lontane nel day by day. E se una persona non ha interesse o piacere a fare questa roba qui, probabilmente non è il percorso giusto, no? Non è il percorso giusto. Quindi sicuramente una grande flessibilità, e interesse alla flessibilità in termini di curiosità intellettuale. Aggiungo anche un senso di responsabilità, nel senso che, senza infingimenti, Mediaset sta facendo un investimento pazzesco nelle persone. Mediaset sta pagando delle persone, costruendogli una strada di esperienza unica, e questo, insomma, ci si aspetta come azienda che poi quelle persone restino da noi per continuare a crescere, a costruire valore insieme, no? Quindi anche quell'interesse lì, non dico di lungo termine perché ormai di lungo termine c'è poco, però di medio termine, quindi non guardare solamente al primo anno, secondo anno, ma avere in mente che questa cosa qui poi sarà funzionale a restare e a vedere cosa succede anche successivamente è importante per noi, perché altrimenti rimane un'esperienza un po' fine a se stessa che sì, sicuramente farà il bene della persona e ci auguriamo che poi faccia bene a lei o ovunque vada. Però per Mediaset è un'occasione persa perché quel posto lì avrebbe potuto prendere una persona che invece poi avrebbe continuato a fiorire all'interno dell'azienda. Quindi mi viene da dire che queste due caratteristiche, secondo me, possono fare la differenza, insieme a tante altre. Poi c'erano alcune domande sui settori e qualcuno parlava di ambito giornalistico, di videomaking, forse me ne è sfuggito qualcuno, regia. Allora, guarda, Ilaria, anche qui do una risposta che tanto vale per tutti, nel senso che questo programma qui nasce, non dico solo per chi non ha le idee chiare, come diceva Federica, però se c'è qualcuno che ha già in mente la strada che vuole fare, io non so se è la strada migliore questa per entrare in Mediaset, perché ti fa fare 2 anni di altri lavori e quindi, boh, cioè, se uno ha già in mente quello che gli piace fare, Mediaset offre dei percorsi per fare quello. Quindi non so se è la strada giusta questa del graduate program, francamente. E questo lo dico appunto trasversalmente perché vale per tutti quelli che ci stanno chiedendo per questo ruolo, per quest'altro ruolo, per quest'altro ruolo. Non lo so, forse non è il modo più interessante proprio per loro anche per entrare.
Poi sì, sicuramente in azienda, come abbiamo fatto vedere, il nostro percorso prevede tantissimi ambiti di potenziale inserimento, per cui non c'è un veto. Faccio l'esempio sempre su questo, il data scientist che sa che vuole fare quello, ma non ce lo vedo stare 2 mesi a sentire parlare d'altro e poi fare una job rotation nel marketing strategico, francamente, no? Probabilmente vuole una posizione in cui fa quello che gli piace. Se già lo sa, buon per lui. Però ecco, scegliere un'altra strada per entrare in Mediaset. Aggiungo però che se la domanda di Alfonso, no, relativa al video making, alla regia televisiva era se ci sono posizioni aperte per quei mestieri lì, allora adesso in questo momento no sul video making, ma potranno esserci. Per quanto riguarda la regia, invece, è un mestiere, una professione che è più da freelance, quindi i nostri registi interni sono pochissimi, ok? Sono più dei realizzatori, quindi una figura un po' ibrida tra una figura produttiva e realizzativa, appunto, e sono più legati al mondo delle news. E spesso vengono da percorsi interni, da, non so, montatore o videomaker, mentre il mestiere proprio del regista e dell'aiuto regista, che un po' la fa quello che è proprio ideutico poi come mestiere a diventare regista, sono mestieri da freelance e noi collaboriamo con tantissimi registi e per diventare regista il concetto è trovo un regista a cui fare l'assistente, affiancalo, fai dei lavori e pian pianino fatti conoscere. Quindi non so se ho risposto alla domanda di Alfonso. Ce n'era un'altra importante legata alla possibilità di studiare e partecipare al graduate. Le due cose non sono compatibili, nella misura in cui il GRAPE, il Graduate Program, è comunque un percorso di assunzione, quindi si è assunti in Mediaset e si lavora 8 ore al giorno, 40 ore a settimana. I primi 2 mesi sono di formazione, ma sono di formazione comunque all'interno di un percorso retribuito, pienamente retribuito e con carattere di dipendente, insomma. Quindi non si riesce a coordinare. La buona notizia è che vogliamo farlo ogni anno, quindi chi non dovesse raggiungere questa edizione può provare la prossima. Esatto, c'era una ragazza che diceva che si doveva iscrivere alla laurea magistrale e quindi, beh, essendo che il GRAPE verrà ripetuto ogni anno, potrai poi al termine della tua laurea magistrale candidarti al GRAPE di quell'anno. Ecco. Esatto. C'è una domanda sugli stage di Martina, se ci sono degli stage. Sì, allora noi tendenzialmente facciamo però stage curriculari, quindi di 6 mesi, tra l'altro. Stage curriculari di 6 mesi perché? Perché di 6 mesi? Perché crediamo che 6 mesi siano l'orizzonte temporale necessario per poter avere una curva di apprendimento significativa on the job. E curriculari perché vogliamo accompagnare i giovani nella fase finale del loro percorso accademico per consentirgli di avere già un'idea su quello che poi vorranno fare dopo. Rarissimamente facciamo, davvero rarissimamente, degli stage extracurriculari. Per quanto riguarda i criteri, chi ha soltanto una... Esatto, diamo priorità. Ha già risposto Ilaria ad una domanda, si dà priorità a chi ha una laurea magistrale oppure un master. Esatto. Quindi si può fare la candidatura, però diciamo in maniera molto trasparente abbiamo scelto di ragionare in questo modo nella definizione di un ranking. Ho visto, scusami Luca, che c'era anche una domanda di una ragazza che chiede se si è laureata a dicembre del 22, se è ancora dentro. Io personalmente direi, visto che è proprio Sì. anche quando mi sono laureata lì, io Sì. che sia ovviamente, però tutte le persone che chiedono, ma la laurea non l'avrò ancora conseguita per luglio, secondo me avete reso abbastanza chiaro che bisogna aver conseguito il titolo di laurea magistrale o master. Tutte queste persone che hanno voglia, ragazzi, un anno
riprovate, direi. Non abbiate troppa fretta di bruciare le Esatto, tappe. poi dopo la laurea magari fatemi una vacanza, ecco, e poi tanto c'è il grape l'anno dopo. Io rispondo anche a Gloria che scrive che è laureata in psicologia del lavoro. Hai davanti persone laureate in psicologia, quindi direi assolutamente sì. Andrea e Giulia in psicologia, io in filosofia, In comunicazione. comunicazione. Io andrei entrambi clinica, quindi. Clinica, ma li ho scelti io, non è un caso, cioè, c'era un bisogno, no? In questo caso, sono molto meglio. Bene, mi sa che le domande abbiamo risposto più o meno a tutti, anche se magari non erano, non le avevate fatte voi, le avete fatte in altri termini. Mi sembra di capire, che abbiamo risposto a tutto. C'è semplicemente Gaia che scrive: si apriranno posizioni junior per chi ha qualche esperienza. La risposta è stata già data: assolutamente sì. Questo diciamo, è stata la presentazione di un'opportunità. Proprio per coloro che non hanno ancora ben chiara la loro direzione, o magari gli piacciono 10 cose, se non sbaglio, penso di aver capito questo. Quindi è il modo per immergersi in più aree e poter scegliere quello che effettivamente ci piace. Se invece avete ben chiare le idee, andate a cercare la posizione per cui siete già sicuri, anche perché comunque. È una marcia in più, tante persone si candidano a una posizione che è ben chiara senza effettivamente essere del tutto convinti. Se voi siete già convinti, è una marcia in più nella vostra Sì. candidatura. Quindi tenete Tra conto che l'altro, non è solo. Ecco. adesso ci sono due domande importanti a cui rispondiamo al volo. E tra l'altro, non è detto, cioè, io ho conosciuto tante persone molto valide, molto interessanti, che amavano ciò che volevano fare e non erano stimolate, okay, dal vedere altre cose. Noi, in questo caso i driver motivazionali non giocano un ruolo fondamentale. Quindi se cerchiamo per rispondere forse alla domanda sulla skill killer, no? Della che è stata fatta prima, cioè qual è la competenza o la caratteristica? Probabilmente è possedere un driver motivazionale che ti attiva, ti motiva quando sei di fronte a qualcosa di nuovo, da scoprire, no? Sei molto. Mentre ci sono persone che sono molto motivate dall'approfondire, andare molto in verticale in quello che già fanno e fanno bene. C'è La questione Paola D'Amico dell'indirizzo. che ha una mano Ah, alzata, sì? darei la precedenza a lei che comunque Sì? vuole proprio È interagire in live. diretta. Quindi Sì. adesso dovresti poter accedere all'audio. Ok, Eccomi. ti sentiamo. Ciao Paola. Buongiorno. Paola. Ciao, grazie per avermi dato la parola. Preferivo fare questa domanda a voce perché è una curiosità anche per riflettere sul contesto. Era, diciamo, una domanda che forse è anche un po' ingenua, ma volevo chiedere se l'idea di fare un programma del genere fosse nata anche magari dalla difficoltà di immaginare quello che può essere il vasto mondo lavorativo nell'industria come questa dell'entertainment. Mi spiego. È veramente difficile cercare di inquadrare tutti quelli che possono essere dei ruoli lavorativi, e tant'è che anche se ho fatto un corso di laurea a tema e ti spiegano i ruoli all'interno della televisione, comunque è difficile immaginare quello che si fa in tutti i settori, anche perché non è un'industria come le altre. Se tu parli di marketing, per esempio, cioè noi vendiamo magari dei format televisivi e non vendiamo magari un prodotto unico che è, diciamo, un pacco di biscotti, voglio dire, standardizzato, serializzato, ma anche il fatto che ogni prodotto ha sé. Quindi mi chiedevo se fosse un'idea nata anche dalla difficile idea che possiamo avere, diciamo, noi giovani, o il senso comune che possono avere le persone su come funziona questo contesto. E i ruoli che ci sono dietro. Allora, sì, tanto grazie perché è una bella domanda. In parte ti direi di sì, nel senso che uno degli scopi è far percepire la ricchezza, no, di opportunità che caratterizza la nostra azienda,
e in generale, no, il settore del media e dell'entertainment, la nostra azienda in particolare perché copriamo tutti i touch point, no? E questo è un po' una ragione. In realtà c'è una ragione anche più funzionale al nostro bisogno come organizzazione, perché in un momento di grande cambiamento generazionale, le persone che faranno questo percorso e che poi, come dire, si sommeranno, no, nel tempo, ok? Quindi pur essendo un numero contenuto, ma nel tempo speriamo che appunto questa cosa vada avanti, avranno l'opportunità di conoscere più velocemente l'azienda, aspetti diversi dell'azienda, contaminare saperi, conoscenze ed essere capaci di immaginare, crediamo, meglio il futuro, no? Quindi anche trovare dei mestieri nuovi, delle soluzioni nuove. Non so se c'erano altre mani alzate, Certo. poi rispondo prima velocemente alla domanda sulla retribuzione di Alessia. Sì, hai capito bene, nel senso che si è retribuiti da subito, quindi alla fine del percorso di selezione noi, tra fine luglio e agosto, andremo a fare le proposte di assunzione alle persone che saranno state selezionate, quindi da fine settembre si entra in azienda, si è pagati da subito, partendo già dai 2 mesi di formazione e poi con le varie job rotation. Se si è laureata a luglio 23, dovessi cominciare un altro percorso di 2 fino a luglio 25, secondo me è meglio farlo l'anno prossimo. Esatto. Per questo per Irene. Poi c'era qualche mano alzata. Sì, Joy. c'è Gioia. Adesso attiviamo l'audio. Ciao Sì, Gioia. buongiorno a tutti. Ciao. Buongiorno a tutti. Allora, la mia domanda è relativa sempre un po' all'età, nel senso che io mi rispecchio completamente in tutti i vostri requisiti, ma arrivo da una storia un po' particolare, nel senso che io ho deciso di cambiare proprio lavoro dopo 17 anni e quindi una laurea in economia nel lontano 2007 e adesso ho fatto un master in digital graphic design e stavo proprio cercando, diciamo, un'opportunità di questo tipo per capire in quale ambito collocarmi, nel senso che ho tante passioni, sempre nell'ambito graphic design, digital, ma una persona di 43 anni con tutte le caratteristiche da voi richieste verrebbe comunque presa in considerazione per questo tipo di percorso oppure è meglio che cerco un'altra via, nel senso, non lo so. Allora, guardo Andrea, vado io, Andrea. Sì, come Sì. vuoi, sì. Molto, anche lì in maniera molto trasparente. Secondo me è meglio che magari mi scrivi, ci scrivi, ci Sì. incontriamo, perché il tuo profilo è sicuramente interessante per noi, ok? Ma è interessante magari pensando a qualcosa di più dritto, di mirato, in termini di una posizione. Noi abbiamo per esempio un'area che è molto figa, quella che ci ha aiutato tutta la campagna, una sorta di agenzia di comunicazione interna, che è la direzione creativa. Okay? Noi abbiamo una direzione creativa interna, che è la business unit che realizza, per intenderci, tutti i loghi delle nostre reti, tutte le sigle dei nostri programmi, i loghi dei programmi, tutte le campagne di comunicazione verso l'esterno, anche di carattere sociale, come Mediaset Cuore il Futuro, per esempio. Sempre di più collaborerà con noi, con la nostra area, per tutte le attività di employer branding. Questa, per esempio, è una prima azione di employer branding che stiamo sviluppando. Quindi un profilo come il tuo io lo vedo molto bene in quell'area lì, per cui conoscersi, per capire poi nel momento in cui si apre un fabbisogno di poter essere ricontattata, perché se hai voglia di farlo, può essere inserito in un percorso di selezione mirato, secondo me può essere una strada più efficace e Ok, perfetto, grazie. efficiente. A te. Ok, ragazzi, noi abbiamo sforato l'orario, però c'è un'ultima mano alzata, direi rispondiamo all'ultima mano alzata e ci salutiamo. Elisabeth, ora dovresti poter attivare il tuo audio. Buongiorno, io ho 25 anni e ho una laurea in scienza della comunicazione. Ho tutte le skills richieste. Il problema è che io non ho il master, quindi volevo capire se sono esclusa dalla Hai selezione una laurea triennale. triennale? Triennale in scienza della comunicazione, però. Guarda, Elisabeth, noi abbiamo messo questo elemento proprio per fare ordine, no? Nel senso che abbiamo detto, sei partita da una laurea magistrale, ok?
ti dico tutta la storia com'è andata. Ok. Abbiamo detto prendiamo, perché ci aspettavamo ovviamente tante candidature, quindi abbiamo detto quali criteri possiamo utilizzare per poter mantenere una posizione che sia il più possibile pulita, no? Trasparente anche nei confronti di chi applica. Abbiamo detto inizialmente facciamo una laurea magistrale perché riteniamo che quei 2 anni in più diano maggior rotondità, no? Di solito Ok. devi pensare sempre ai grandi numeri, no? Perché poi ci possono essere persone che con una laurea triennale hanno un profilo che magari è più, no? È Io, per outstanding. questo ho fatto la domanda, perché Lo io so, lo ho so. toccato vari ambiti e ho tutte le No, ma skills senza aver fatto la magistrale. per cui ti dico, purtroppo è quello che ci si è costretti a utilizzare delle regole, okay, quando si ha a che fare con numeri un po' più ampi, che non vanno magari a togliere delle opportunità anche a noi su alcune eccezioni che invece sarebbe interessante valutare. Detto questo, vale quello che ha detto prima Andrea, cioè voi intanto comunque l'application, ok? Dopodiché oggi era un momento di incontro, di contatto con la nostra realtà. Potete, anzi, ci fa piacere se vi linkate, ci scrivete sui nostri profili LinkedIn, sono molto semplici, è semplice raggiungerci, poi magari e da lì possiamo entrare in contatto. Dopodiché si può fare magari laddove si aprono delle opportunità che sono coerenti con i vostri profili, un colloquio conoscitivo per essere indirizzati poi magari ad un percorso di selezione mirato. O magari l'anno prossimo tu hai conseguito un master e quindi fai application e ci vediamo per grade l'anno prossimo. Eh Bene. sì, dai, ci sta. Sono molto Mi sa. contento. Quanti siamo in totale? 167. Wow. Siamo Bello, rimasti in abbiamo sforato un po', mi sa. 167. Abbiamo Sì, abbiamo sforato sforato un un po'. pelino. Grazie a Comunque, tutti. ragazzi, tutti quanti vi hanno detto cercateli su LinkedIn, aggiungeteli. Se avete altre domande, Assolutamente. potete benissimo farle direttamente. Entro domani sera vi arriverà una mail da Joiners con la registrazione dell'esperienza online e la job per candidarvi. Comunque, se avete altre domande, potete anche rispondere a quella mail. Ci penseremo noi ad avvisare Andrea, Luca, Giulia, per darvi la risposta più corretta possibile. Vi ringrazio Andrea, Luca, Giulia, Valeria, Federica, vi ringrazio tantissimo. È stato davvero, davvero interessante. Vi saluto e vi auguro una buona giornata. Grazie a Ciao, tutti, grazie. ciao, 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 grazie. grazie, Ciao, grazie. grazie, ciao, ciao Ilaria.